Procuratore, si è parlato di legalità, si è parlato di lotta alla mafia, una lotta che continua negli anni e che soprattutto in quest'ultimo periodo ha registrato numerosi risultati positivi nel contrasto. Ma a che punto è questo lungo percorso contro la mafia? Beh, certamente non siamo all'anno zero, si sono avute molte risultati e continuiamo su questa strada. Bisogna considerare che il triangolo Paternò-Biancavilla-Drano fino agli anni 90 era tristemente famoso e la situazione è radicalmente cambiata. Non possiamo dire che tutto si è risolto, purtroppo le estorsioni, purtroppo gruppi di criminali ancora opprimono questa nostra terra. Però ecco, vi sono segnali di speranza notevoli. In primo luogo le persone hanno un atteggiamento diverso, vi è il fiorire di associazioni anti-racket, quando vado nelle scuole vedo come i ragazzi sono motivati, pongono domande, fanno considerazioni che fanno vedere ecco, che c'è un desiderio di riscatto, un desiderio di cambiare. Onorevole Salvo Torrisi, promotore di questo incontro, importante incontro sulla legalità, qui ci sono i vertici della magistratura, dello Stato, riuniti qui a Paternò per parlare non solo di mafia ma soprattutto di legalità. Ah sì, perché sul piano dell'azione repressiva lo Stato attraverso l'impegno della magistratura e delle forze dell'ordine ha raggiunto risultati straordinari. Bisogna continuare, gli strumenti legislativi operativi, le forze dell'ordine ce le hanno, per fare il salto di qualità credo che bisogna incentivare e creare, rafforzare la cultura della legalità, quindi il processo deve essere a questo punto culturale, più legalità significa più garanzia per i cittadini, più democrazia, più libertà, più giustizia sociale. Attorno a questi valori è necessario uno sforzo che tutti i cittadini debbono fare, non soltanto le istituzioni, ma ogni cittadino nel suo ambito, quindi non soltanto le istituzioni scolastiche, le istituzioni pubbliche, la famiglia che è certamente il primo nucleo di formazione della coscienza dei cittadini, ma ciascuno deve contribuire a un processo di rinnovamento che deve essere soprattutto di tipo valoriale. Andrea Vecchio, si parla spesso di professionisti dell'antimafia, lo diceva Leonardo Sciascia anche per altre ragioni, ma oggi soprattutto alla luce anche dei fatti di cronaca che coinvolgono, come sappiamo, anche Pino Maniaci, si continua a parlare di una certa antimafia che certe volte insomma è con effetti borderline. Qual è il suo commento, visto che l'antimafia lei l'ha toccata poi di polso? Guarda, l'antimafia secondo me si fa con i comportamenti, non c'è bisogno di gridarla, non c'è bisogno di manifestarla, chi la grida e la manifesta potrebbe avere dei fini reconditi, potrebbe essere una persona che è in cerca di una sistemazione o di una opportunità. L'antimafia invece ognuno di noi la deve fare con le proprie azioni, con il proprio comportamento, con le amicizie che frequenta, con le decisioni che prende, con la vita che conduce. Quella è antimafia. Paternò è una città con tanti abitanti che vogliono liberarsi finalmente dalla mafia, che attanaglia tutto il tessuto economico e sociale di questa città. Lo si è visto nel 2014 con i funerali del boss, lo si è visto nel 2015 con l'inchino, ma lo si vede tutti i giorni con il controllo capillare di ogni piazza e di ogni via da parte di spacciatori, estortori, eccetera. Il problema qua va affrontato alla radice. Uno studioso diceva che la mafia esiste dove esiste la corruzione. Vi può essere corruzione senza la mafia, ma non vi può essere mafia senza corruzione. E questo è uno dei grandi nodi irrisolti di questa città. Il livello di copertura di alto livello della mafia in questa città non è mai stato toccato. Ricordiamo la vicenda Frisenna e il mancato scioglimento di questo comune. Noi abbiamo una storia che deve ricominciare su questo comune, deve ripartire da dove è rimasta congelata, da una richiesta di scioglimento motivata e fondata che avrebbe consentito di vedere cosa c'era dentro il palazzo comunale. Così non è stato
adesso ancora se ne pagano le conseguenze. L'incontro di oggi ha proprio questo significato, noi vogliamo che si tenga altissimo il livello dell'attenzione sul fenomeno mafioso. Tutte le istituzioni insieme devono fare ognuna un compito, hanno ognuna un compito da svolgere nel contrasto alla criminalità mafiosa. C'è la forza repressiva, c'è la prevenzione, c'è il lavoro importantissimo che deve fare la pubblica amministrazione nel garantire regole sicure ai cittadini, nell'efficienza della pubblica amministrazione, nel far capire ai paternesi che lo Stato, quella cosa che la mafia considera un nemico, invece è il più grande alleato del cittadino, che lo Stato è quella cosa che ci tutela e che ci rende tutti come dire, possessori di diritti per il nostro sviluppo. Insomma, coniugare legalità e sviluppo, che far capire che solo uscendo dalla cultura mafiosa possiamo entrare nello sviluppo economico.